Tribunale della famiglia, quindi tutte persone formate, diciamo una specie di patentino per trattare questi temi che riguardano i bambini. Sentiamo cosa ne pensa senatrice Serafini del PD. È molto giusto, anche io, anche il PD ha presentato una proposta di legge, anche l'UDC, e abbiamo avviato un iter alla Commissione Giustizia votando anche la procedura d'urgenza circa 2 mesi fa, e quindi è bene definire immediatamente questo organo. Ma il punto, qual è il punto? Che noi dovremmo tutti, anche coloro che si occupano del diritto di famiglia, che sono operatori, dovremmo cercare, quando si tratta di bambini nella separazione, cercare di sostenere i genitori a diventare genitori e non a cercare il conflitto, il contenzioso, perché in questo caso non va cercato la vittoria o la sconfitta, perché la vittoria o la sconfitta significa uccidere la relazione anche genitoriale. Occorre, questo è il punto fondamentale. Allora, andiamo proprio... Abbiamo 30 secondi, senatrice Serafini, la richiesta della dottoressa Cavallo, Tribunale dei Minori, quindi insomma stanno sul campo, task force, assistenti sociali e psicologi che intervengono in questi casi, quindi personale preparatissimo, tutti hanno sottoscritto questa. Voi la sottoscrivete? Assolutamente, l'Italia spende solo la metà della media europea per le famiglie e quindi non ci sono servizi sociali sufficienti. Addirittura si stava smantellando la giustizia minorile. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che ci siano più servizi sociali e più investimenti per le famiglie. Così tutti i bambini d'accordo, potranno mi essere sembra, tutelati. Quindi forse è servito a qualcosa questa storia sciocca di Padova. Grazie a tutti, a Maria Delia Lavegna per...